Vogliamo sostituire uno dei più diffusi chiudiporti in commercio attraverso il kit di adattamento con il chiudiporta Viro Forza 3. Per prima cosa stacchiamo il chiudiporta precedentemente installato, svitando le viti che fissano il braccio ed il corpo alla porta. Scegliamo, nel kit di adattamento, la piastra di fissaggio idonea in base alla forza del nuovo chiudiporta da installare e sovrapponiamola ai fori del precedente chiudiporta. Poi fissiamola con le quattro viti in dotazione. Prendiamo quindi la piastra di copertura e applichiamola sul retro del chiudiporta Viro, in modo da far combaciare i fori. Poi avvitiamo con le quattro viti in dotazione il nuovo chiudiporta e la piastra di copertura alla piastra di fissaggio. Applichiamo quindi il braccio regolabile al chiudiporta e fermiamolo con la vite di serie. Poi fissiamo la base del braccio al telaio della porta con le due viti in dotazione. Infine, stringiamo con una chiave del 10 il dado che blocca l'estensione del braccio regolabile. Verifichiamo quindi il funzionamento del chiudiporta. Se vogliamo che la porta rimanga aperta in una determinata posizione, dobbiamo stringere l'elemento di arresto che si trova nello snodo del braccio dopo aver impostato l'angolo di apertura della porta. Se la chiusura della porta è troppo rapida o troppo lenta, possiamo variarne la velocità regolando semplicemente con un cacciavite l'apposita valvola che si trova nel corpo del chiudiporta. Anche l'intensità del colpo finale di chiusura può essere regolata allo stesso modo attraverso l'altra valvola del chiudiporta. Attenzione a non svitare mai completamente le valvole, per non fare fuoriuscire l'olio, rendendo il chiudiporta inservibile. A questo punto non resta che mettere il tappo sul pignone non utilizzato. Ricordiamo che i chiudiporta Viro possono essere installati anche in posizione rovesciata, ovvero con il braccio applicato alla porta e il chiudiporta alla cornice, e che sono disponibili di colore nero o grigio nelle versioni con forza 2, forza 3 e multiforza da 2 a 4, con braccio con o senza arresto. Grazie per l'attenzione.